Abbiamo il piacere di avere in studio qui ospite il presidente provinciale dell'Oxen, Massimo Marsullo, ben ritrovato. Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. E partiamo proprio da un evento, partiamo da quello del 4 dicembre, un trofeo giovanile di judo, si torna in un palazzetto dopo un anno e mezzo e già questa è la bellissima notizia. È una grandissima notizia, insomma, torniamo alla gara in presenza. Partiamo col judo, con le arti marziali, un grande trofeo giovanile di città di Bari, dove saremo ospiti al Palaflorio, quindi invitiamo anche la cittadinanza a partecipare qualora volesse, ovviamente nel rispetto delle normative Covid, Green Pass e quant'altro. Lo sport pian piano sta tornando in tutte le sue forme, ovviamente quelli all'aperto hanno ripreso in maniera un po' più celere, gli altri invece hanno tentennato, ma ora anche con questo trofeo il 4 dicembre è la dimostrazione che pian piano si sta tornando alla normalità. Beh sì, pian piano si torna alla normalità dopo un anno e mezzo in cui lo sport ha sofferto, abbiamo tenuto duro sicuramente con le nostre attività, al fianco dei nostri affiliati. Adesso è arrivato il momento di ripartire, ecco. Stiamo ripartendo con questo evento, primo evento al chiuso, ma nel frattempo comunque altri eventi sono stati organizzati, è ripartito alla grande un settore calcio che sta sviluppando tornei e campionati giovanili amatoriali, sta ripartendo alla grande un settore pallavolo, un settore pallacanestro, insomma, ringraziando Dio, insomma, l'attività va avanti e sta andando nel migliore dei modi. Prima a telecamere spente mi stavi raccontando di quanto siano stati difficili questi 2 anni, perché da presidente provinciale dell'ente Xen non hai fatto un lavoro soltanto legato prettamente all'amministrazione, all'organizzazione di eventi, anche sì, perché non è stato possibile, ma anche di supporto psicologico ai tanti vostri affiliati. Sì, beh, è stato davvero un periodo duro. Il primo lockdown è stato davvero difficile. Ci siamo trovati di colpo fermi, come un po' tutta l'Italia, diciamo. È stato comunque gratificante essere al fianco degli affiliati, delle associazioni che sono al nostro fianco, e noi siamo stati appunto di supporto, non solo un supporto tecnico dirigenziale, ma un supporto psicologico, perché c'era tanta tanta paura, insomma, di perdere quello che negli anni si è costruito. Quindi è stato un periodo difficile, però grazie a Dio lo stiamo superando e adesso pensiamo al futuro e alle attività che verranno. Qual è appunto il futuro e quali sono le attività che verranno anche oltre il 4 dicembre? Quali sono i prossimi passi? Beh, i prossimi passi, parliamo ovviamente di attività all'aperto e al chiuso, prossime all'organizzazione. Abbiamo un settore soft air che sta spaccando, un settore cinofilia che sta andando avanti e continua ad organizzare eventi. Riprenderemo a breve con la danza sportiva, le danze accademiche. Se non erro, il 3 marzo abbiamo il concorso al Teatro Royal di Bari, a breve appunto pubblicheremo tutte le informazioni utili. Insomma, tutte le nostre attività devono proseguire, lo sport deve andare avanti, lo sport di base, quello promozionale, quello che a noi piace, e vi ringrazio per questa opportunità, perché oggi appunto non parliamo di sport professionistico, parliamo di sport promozionale, lo sport di base, che è un punto di partenza verso appunto lo sport professionistico. Quindi noi prepariamo gli atleti e le società a un passaggio successivo, ecco. Qual è appunto l'invito che fa Massimo Marsullo ai genitori, anche ai piccoli che magari ci stanno ascoltando, perché lo sport è vita e lo diciamo sempre, l'abbiamo ripetuto più volte in questi 2 anni, e avvicinarsi allo sport è un passo importante per socializzare, per incominciare anche una nuova vita, e questi 2 anni forse ce l'hanno testimoniato più che mai. Beh, partiamo dal presupposto che lo sport è di tutti ed è per tutti, quindi questo è un diritto sacrosanto che non deve mai essere dimenticato. Io invito tutti i genitori a non avere paura. I luoghi dove viene praticato lo sport sono luoghi sicuri, quindi lasciate che i bambini frequentino le scuole di danza, le palestre di arti marziali, judo, karate, lasciateli fare lo sport, quello che davvero gli piace. Vedrete che i bambini ne usciranno sicuramente rafforzati dopo questo brutto periodo.
E con questo bellissimo messaggio ringraziamo il presidente dell'Ocseni, presidente provinciale dell'Ocseni Massimo Marzullo. Grazie presidente Marzullo, grazie, per Davide, essere stato grazie ad con noi. Grazie a Antenna Sud per questa grandissima e graditissima ospitalità.